Il Festival dei Tramonti ci porta qui in questo club velico dove si è tenuta una, così, una convention con tutti uomini, donne, personalità del cinema. E Rossano Manescalchi è uno di questi che ha dato il suo contributo e ci illustrerà brevemente il suo passato e quello che è il suo presente. Salve, e intanto sono contento che il nostro amico Marcello Zeppi ci abbia invitato. Era da alcuni anni non ci vedevamo, ma io purtroppo sono sempre in giro per il mondo e non c'è stata mai la possibilità di fare un incontro. Poi quando ci siamo rincontrati abbiamo preso questa opportunità di essere qua. Ma che cosa posso parlare di me? È più facile fare un'intervista che non celebrarmi, ma raccontare un po' il mio percorso. È lunghissimo. Mi piace però sottolineare i tuoi reportage con i grandi premi Nobel per la pace. A me è un nome particolare, Rigoberta Menchú, per esempio, che mi ha colpito sempre. Non solo Rigoberta Menchú, ma anche Jody Williams, un altro premio Nobel della pace, tutti grandi personaggi. Ma io ho lavorato per la Fondazione Gorbaciov per 3 anni e quindi ho avuto la possibilità a Roma di fotografare tutti i grandi personaggi, non solo i premi Nobel, ma anche il premio Nobel dell'economia, della scienza, della letteratura, specialmente letteratura, perché per 18 anni sono stato il fotografo ufficiale di Festa degli Scrittori d'Europa a Praga, e lavorando anche con Václav Havel, l'ex presidente della Repubblica Ceca, sono riuscito a arrivare a fotografare addirittura il Dalai Lama, quindi, ma si parla di ritratti, dove poi dopo, attraverso i miei ritratti, è nata una serie di opportunità a livello fotografico, perché mi ha dato la possibilità non solo di produrre libri importanti, ma anche fare delle mostre importanti. Molti libri, appunto. Sì, abbiamo pubblicato 11 libri, purtroppo l'ultimo nel 2012 si chiama Face It, era una retrospettiva moda, arte e celebrity, dove al di là dei personaggi da Michael Cunningham, che ha fatto un'improfazione del mio libro, anche Robert Munder, premio Nobel dell'economia, ma soprattutto Ray Manzarek era il keyboard di The Doors. Io sono stato 11 anni loro fotografo ufficiale di The Doors. Dopo la morte di Jim Morrison, con Ray Manzarek si era stabilito un rapporto straordinario d'amicizia, siamo conosciuti a Genova e poi negli anni ho seguito tutti i loro concerti fino purtroppo alla morte alcuni anni fa, è finito questo ciclo, il più bel lavoro che ho fatto nella mia vita. Poi c'è da qualche anno invece, da alcuni anni c'è il cinema, quindi entri a far parte di questo mondo contiguo a quello che già sviluppavi. Chi conosce la mia fotografia di moda, arte, riesce a capire quello che è la luce. Il passaggio dalla fotografia al cinema per me è stato facile. Non è stata una scelta che ho voluto fare, entrare nel cinema, è stata quasi una fatalità quando sono stato invitato all'International Film Festival di La Jolla, è il festival fashion film più importante al mondo in competizione, detto da Forbes. Lì ci sono tutti i più grandi brand al mondo, da Ferragamo, da Prada, Gucci, Valentino. Con cui hai interagito? Sì, ognuno di questi grandi stilisti portano i loro film, sono delle vere e proprie storie. Uno si inventa una storia comedy, o serial killer, storia d'amore, i miei sono quasi tutti d'amore, quasi tutti d'amore. E dopo essere stato lì, l'ultimo giorno con il direttore artistico Fred Sweet mi fa: ma scusa, tu fai una fotografia incredibile, ma hai mai pensato di fare il cinema di moda? Ho detto no, mai dire mai. Poi questo era luglio, a settembre ero già con le mie idee, con un primo cliente, per l'appunto di Montecatini Terme, che mi ha dato la possibilità di realizzare il primo film, si chiama Fanny Light, e poi il primo film è arrivato 28esimo su 3.000 film nel mondo, però il secondo aveva già cominciato a vincere a Los Angeles, a New York, Berlino, Istanbul, fino agli ultimi film che abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto 11 film, di cui abbiamo vinto 11 film, abbiamo vinto 45 International Award, di cui quest'anno abbiamo esordito, cioè in ottobre siamo arrivati secondo all'International Film Festival di Sarajevo dopo un certo Valentino.
E poi abbiamo vinto a gennaio l'International Film Festival di Berlino, miglior cortometraggio, poi Amsterdam, e poi è arrivato questa bella notizia a Cannes con il film Beyond. Insomma, voglio dire, una carriera insomma, che si è sviluppata alla grande, e prospettive future, e anche una battuta: dove sta andando il cinema, soprattutto quello italiano? Ah, quello italiano io lo vedo molto complicato, perché ci sono troppi ostacoli. Tutti i produttori che fino adesso noi abbiamo conosciuto hanno tutti proprio problemi finanziari proprio a produrre dei progetti. Io quando mi presento a un produttore, tutti vogliono lavorare con me per la creatività, per quel che sono un visionario, perché poi alla fine, quando si comincia a parlare di budget, è difficilissimo arrivare in fondo, e quindi questo è uno dei problemi che io Si paga lo scotto che non abbiamo una grande visibilità internazionale, quindi c'è sempre un problema di investimento e di mancato ritorno. Questo è sicuro, se ne mostrano i fatti di quello che succede, basta vedere i botteghini o quello che appunto il cinema italiano hanno successo all'estero, no. Quindi purtroppo questa è una realtà. I miei prossimi progetti sono molti più. Io ho 14 progetti da qui al 2025, quindi di cui 7 erano stati fermati durante la pandemia, ma ora adesso riprenderanno, di cui abbiamo presentato 3 mesi fa alla Regione Toscana il nostro primo film sociale contro la violenza sulle donne, si chiama It's Not Dark Yet, dalla quale adesso ho avuto una nomination International Film Festival di Los Angeles, siamo candidati, e poi verrà presentato in Italia questo festival in anteprima, si chiama Inventa a Latina, un festival di cui ci hanno invitato ora il 1° d'agosto, lo presenteremo. Però questo film, siccome dura 10 minuti, sarà sviluppato in un lungometraggio attraverso la nostra nuova produttrice che collabora da alcuni mesi con noi. Una battuta finale sulla importanza di un festival come questo, il Festival dei Tramonti. Allora, io devo dire, non conosco il Festival dei Tramonti, perché è il primo anno che ho visto, perché di solito, e devo dire che è il primo di cui partecipo in virgolette, perché ho sempre fatto la mia scelta è stata di lavorare all'estero e presentare i miei film all'estero, perché secondo me in Italia io avrei perso molto tempo, ma proprio perché io non faccio film facili, io faccio film molto complicati, bisogna vederli per capire, dal primo minuto fino all'ultimo minuto ti tengo attaccato lì, e poi se vengono capiti bene, se no, ma sono molto creativi, visionari, artistici e soprattutto hanno però un pubblico di nicchia. Hanno un pubblico di nicchia perché sono film che funzionano soprattutto a quello che tu crei in un film, perché devi sempre avere una storia. Io quando ho capito che potevo fare questo lavoro, l'ho capito attraverso i film che stavamo portando negli Stati Uniti, quindi io ho portato la cultura, cioè quando ho girato Anyway, abbiamo girato a Firenze, cioè abbiamo fatto vedere Firenze come mai si era mai fatto vedere, cioè si è girato agli Uffizi, al museo di Leonardo da Vinci, al museo delle Pietre Dure, cioè, e lì c'è l'imbarazzo della scelta, però a Firenze ero dentro un museo, ero nella mia città, e soprattutto la storia, Comset era straordinaria. Quindi quando fai vedere una cosa così a Los Angeles, tu puoi portare qualsiasi film più contemporaneo, più artistico, più creativo che vuoi, ma davanti alla cultura noi siamo sempre fra i primi. Beh, Firenze poi è rinomata, è da sempre conosciuta nel mondo. Sì, non solo Firenze, di là che sono fiorentino, ma se avrei girato a Genova o avrei girato a Venezia, forse il risultato sarebbe stato anche uguale. È che bisogna anche come valorizzare i propri luoghi e le location dove hai l'opportunità di girare e creare le cose che tu crei attraverso la tua idea. Grazie, grazie, buon lavoro. Thank you.